amici del tubo? Allora, cari amici del tubo, io non so se voi state sentendo negli ultimi tempi dire in giro, fare la solita domanda: dove sono finiti gli uomini di una volta? Allora, questa è una cosa che si sente dire molto molto spesso in giro, molto spesso anche dalle femministe si sente dire questa cosa. E poi questa cosa va a contraddire quello che poi vanno sempre millantando, no? Perché loro allo stesso tempo vi dicono: noi portiamo i pantaloni, noi non abbiamo bisogno di nessuno, siamo la parte forte, però contemporaneamente vogliono l'uomo di una volta, cioè l'uomo virile, l'uomo che prende iniziativa, l'uomo deciso, tutto, eccetera, eccetera. Allora, quindi io riflettevo su questa cosa perché mi sono trovata svariate volte. Di fronte a questa domanda, diciamo così, quindi di fronte a queste donne che si chiedevano questa cosa qui. Allora, dunque, secondo me, gli uomini di una volta non è che non esistono, esistono, anzi, secondo me non ne sono neanche pochi. Poi ci sono i rammolliti, i mollaccioni, eccetera, cioè siamo d'accordo, però ci sono anche gli altri. Però in genere si vede subito uno come, insomma, come ti approccia, si vede subito chi è di un tipo e chi è di un altro tipo. Comunque, la cosa che, diciamo, strana di queste qua che fanno questa domanda, che in genere si pongono questa domanda, è che loro non hanno capito che, questa è la mia visione perlomeno, che questo, tra virgolette, potere sta in mano a noi. Perché, se ci fate caso, in una coppia i ruoli si stabiliscono abbastanza presto, abbastanza precocemente, già dalle prime fasi degli incontri, del corteggiamento, eccetera, eccetera, perché sono dei ruoli che in realtà stabiliamo noi. Cioè, il fatto che un rapporto si trasformi in una one night stand la prima sera o che non si trasformi in una one night stand dipende da noi. Perché il semaforo rosso e il semaforo verde generalmente lo diamo noi. A meno che non troviamo uno che, cioè, trovate uno che vi violenta, è un altro discorso, però parlando sempre di, diciamo, di rapporti tra due persone consenzienti, il freno lo poniamo noi, il freno o il non freno lo poniamo noi. Cioè, se questo qua, il fatto di concludere tutto e subito, magari nel giro di 1 o 2 sere, è possibile solo se acconsentiamo noi a questa cosa, perché se no questa cosa non avviene. Ok, allora che succede? Che queste donne, queste ragazze, queste donne che si chiedono dove sia finito quest'uomo di una volta, non hanno capito che se loro si comportano come donne di una volta, ecco, anche lui di conseguenza si comporta come uomo di una volta. Cioè, due sono le cose: o questo qua magari voleva solo scherzare e quindi dopo il giro di 2 giorni non lo vedi più e non si ricorda neanche come ti chiami, oppure, molto probabile, lui si comincia a incaponire, si comincia a incaponire, si comincia a impegnare, si comincia qua, si comincia là, quindi si coinvolge e quindi praticamente tu la cosa la dirigi, la fai andare in un altro modo, ok? Perché questa cosa in mano ce l'abbiamo noi. Cioè, lo stesso uomo che magari si fa la one night stand con 20 di loro, poi vedete che a un certo punto magari si ferma con una e non si muove più da lì, perché magari trova l'osso duro che non magari non lo asseconda subito, perché noi, allora, noi diciamo dovremmo partire da un Dovremmo partire da un presupposto che noi abbiamo delle nature diverse, cioè l'uomo, diciamo che il suo istinto è quello di essere poligamo, cioè voglio dire, l'uomo, se istintivamente dico, se potesse andare con tutte le donne che incontra sulla strada, lo farebbe tranquillamente, perché istintiva, cioè è una cosa biologica, è così. Il suo istinto è quello di
diciamo di fecondare tutte le donne che può, perché quello è l'istinto che ha, mentre noi invece abbiamo la tendenza ad ipergamare, cioè noi abbiamo la tendenza, non ce ne frega della quantità, ma ce ne frega della qualità, cioè noi preferiamo uno e buono, anziché 50 che insomma inutili, ok? Quindi praticamente lui tendenzialmente farebbe tutto quello, insomma, andrebbe con chiunque fondamentalmente. Fondamentalmente questo sarebbe il suo istinto, però poi chiaramente poi trova delle donne che lo frenano generalmente. Se lui ne trova 50 che ci stanno, lui magari con 50 ci va, perché no? Istintivamente, senza coinvolgimento, ok? La differenza lo fa chiaramente il coinvolgimento, perché poi è quello che lo frena, ok? Allora, quello che non capiscono queste qua è che questa, diciamo, moda, questa tendenza che c'è adesso a voler risultare molto intraprendenti, molto, diciamo, dominanti, molto mascoline, molto, diciamo, facili, no? Nel senso che ormai se tu rendi la cosa un po' difficile sei medievale, sei antiquata, sei qua, sei là. Questa tendenza a fare questa cosa qui in realtà ha portato a questo andazzo che ci sta adesso. Ha portato a questo andazzo perché giustamente l'uomo che cosa dice? Dice: ma se questa mi rende le cose facili, a me che me ne frega, ma è normale questa cosa. Cioè, voglio dire, questa è una cosa anche comprensibile. Cioè, lui dice: se questa la prima sera già ci sta, ma che me ne frega a me? Io mi prendo quello che mi posso prendere, il giorno dopo vado da un'altra. Ma quello così ragiona. Ma è così, non c'è niente da fare. Lui si ferma nel momento in cui trova la persona che praticamente gli fa scalare la montagna, come si suol dire, che comunque non asseconda, perché tu non devi assecondare, tu. Puoi assecondare una persona quando già è coinvolta, ma se no non devi assolutamente assecondare, anzi, fai proprio il contrario di quello che ti chiede eventualmente, perché lui ti chiede delle cose, lui diciamo tende a chiederti delle cose perché razionalmente vuole quelle cose, ma in realtà la sua sfera emotiva vuole il contrario, cioè se lui praticamente istintivamente ti chiede di concludere tutto e subito la prima sera, per intenderci. La sua parte emotiva vuole il contrario, cioè nel senso lui si coinvolge se tu fai esattamente il contrario. Questo è il discorso, e ci fate caso, è così. Se voi assecondate un uomo subito, quello praticamente il giorno dopo manco vi sa più, ok? Invece, se non lo assecondate, state facendo un bel favore alla sua parte emotiva che si coinvolge, si incaponisce, si coinvolge, comincia a dire devo vedere come devo fare, come devo fare a vederla, come devo fare qua, come devo fare là, si coinvolge. Là si coinvolge. Cioè, se un uomo non ha la vostra, se voi non acconsentite a niente, questo qua, fino alla fine dei suoi giorni, non si dimenticherà di voi, non c'è niente da fare, perché magari sarà quella cosa che non è riuscito a ottenere, e là si incaponirà. È matematica questa cosa, non ci sta proprio, non è, diciamo, non si sfugge da questa regola, è così. Allora, adesso, quando queste qua che invece acconsentono lo one night stand dopo 2 ore perché l'hanno conosciuto su Tinder e si ritrovano che il giorno dopo questo manco le conosce più, non si dovrebbero neanche meravigliare. Allora, se tu lo vuoi fare perché ti vuoi togliere lo sfizio, fai quello che vuoi, non ci interessa niente, sono affari tuoi. Però se tu lo fai, diciamo, con l'intento di andare all'altare con questo qua, chiaramente hai sbagliato la tua strategia, perché questo qua veramente poi non sa neanche più chi sei. Questo è il discorso. Questo qua il giorno dopo non si ricorda neanche più chi sei, cioè se sei un numero magari così. Allora, il punto, quello che le donne non fanno più è esattamente quello che facevano le donne di una volta, che erano molto più furbe di queste qua di adesso, secondo me, perché loro ottenevano quello che volevano ottenere, erano femminili. E praticamente difficilmente si ritrovavano a 30 anni con una schiera di fregature di one night stand a destra e a manca perché loro non acconsentivano a determinate cose, cioè loro cosa dicevano?
Loro dicevano: se io non vedo sul tavolo determinate cose concrete, tu da me non hai niente. Ok, un po' questo è il discorso. E l'uomo di una volta, l'uomo, il cosiddetto uomo di una volta, poiché sapeva che dove andava andava, l'andazzo era questo, cioè lui non otteneva la one stand, cioè la one stand la otteneva veramente da quella di strada, perché sennò veramente non otteneva niente quello là. Questo è il discorso, perché lo sapeva che dove andava andava, era così, le donne ragionavano così tutte quante. Allora lui decideva, perciò c'era la courtship all'epoca, non c'era il dating. Un uomo veramente si metteva a corteggiare una ragazza, si incaponiva, si innamorava, la corteggiava e forse dopo otteneva qualcosa, ma se metteva qualcosa di concreto sul tavolo. Ok, allora perché la one stand, ripeto, o andava proprio nelle case, come si chiamano lì? Nelle case di tolleranza, come si chiamano loro? Oppure non la one stand se te la dimenticava, non esisteva proprio. Le donne queste cose le sapevano bene. Adesso invece, perché lui sa che insomma gli basta andare al bar sotto casa e facilmente può ottenere anche 50 one stand, perché comunque non c'è niente di più facile, soprattutto se lui sta, non lo so, in Nord Europa, nel Regno Unito, dove queste sono ubriache, fradice e vanno con chiunque, pure con me vanno, se magari, cioè voglio dire, vanno con chiunque queste qua. Allora lui dice: ok, non ottengo da te la one stand, benissimo, io ce ne ho altre 50 che me la possono fare, però è molto probabile che la ragazza che non acconsente a determinate cose, che faccia le cose, gli renda le cose più difficili, che comunque si ponga in un certo modo, è molto probabile che lui con quella la si vada a incaponire. Magari ci va pure a fare le one night stand, ci va pure qualche 150 di loro, però quella lì con cui si incaponirà poi sarà quella, quello è il discorso. Allora, appunto lo stesso discorso è l'uomo di una volta, l'uomo di una volta. Allora, se tu fai la donna di una volta, come facevano le nostre nonne, le bisnonne, tutte quelle dietro, se tu cominci a fare così, se tu cominci a fargli capire che, diciamo, o si mettono determinate cose sul tavolo o non se ne fa niente, praticamente lui comincia a fare l'uomo di una volta, vedi che lo comincia a fare, comincia a offrire cose che le altre persone non offrono, cioè se tu sai che in questo mondo schifoso praticamente tutte quante sanno offrire solo one night stand oppure solo rapporti in cui quello diventa lo zerbino della situazione, in cui se quello pure ti apre la portiera dell'auto tu lo accusi di essere maschilista, insomma lui sa che ci sono determinati andazzi ormai. E tu cominci a offrire cose diverse, cominci a porti in modo diverso, cominci magari vede che tu non ti occupi solo di borsette e capelli, ok? Cominci a fare la differenza perché ormai c'è un'omologazione proprio allucinante. Nel momento in cui questo vede che tu sei qualcosa di diverso, ti comincia pure a offrire qualcosa di diverso, quindi non è vero. Non è, perché io per esempio lo vedo anche fra le mie conoscenti, le mie amiche, eccetera. Quelle lì che si sono poste in modo diverso non hanno ottenuto la one night stand, ve lo assicuro, non hanno assolutamente ottenuto la one night stand, ma anzi hanno dei rapporti solidi con dei ragazzi decenti, con degli uomini decenti, con delle persone che non sono degli scaricatori di Porto Buzzurri sicuramente, e che hanno costruito insomma delle famiglie di tutto rispetto, quindi alla fine è così, non è che sono tutte coincidenze, no? Non mi fate dire sempre le stesse cose che Babbo Natale ti porta il principe azzurro, anche se tu sei una cretina totale, perché non è così, perché poi se ci fate caso, le persone che si pongono in modo, le donne che si pongono in modo diverso, che magari hanno una visione di vita che non è così omologata e stereotipata, che comunque non acconsentono a certe cose che magari oggi si sono banalizzate all'ennesima potenza. Queste qui, guarda caso, stanno in rapporti decenti, decenti, quantomeno decenti, il che già, diciamo, non guasta. Quindi alla fine, l'uomo di una volta non è che, perché l'uomo è sempre lo stesso.
chi diciamo è andato sta troppo vaneggiando sono le donne ormai. Io lo dico sempre: il problema principale sono le donne, perché l'uomo diciamo che di conseguenza agisce, non c'è niente da fare. Cioè, se quello vede che tu diciamo acconsenti a qualsiasi cosa e stai là, e allora quello dice: ma che me ne frega a me a questo punto, perché la sua natura è quella, ok? La differenza la fa la donna che magari si pone in modo diverso, che si pone in modo diverso, che comincia a farti capire che sul tavolo ci devono stare cose concrete, se no non hai niente. Allora là le cose cambiano, là le cose ti faccio vedere come cambiano. Oppure che magari... magari lui vede che tu non è che se ti fa la, se si fa una, se si fa una vita con te, non è che diventa lo zerbino di casa che non conta niente. Anche questo è importante, perché adesso purtroppo c'è l'omologazione anche in questo. Quindi la considerazione che queste qua, perché poi queste sono le femministe, insomma, con i pantaloni che fanno tutto loro, però poi hanno uno scemo vicino che devono trattare come il cagnolino acquisaio. E questa pure è una cosa orrenda, secondo me. Perché mai questo si dovrebbe mettere vicino a te quando per te lui è il cretino della situazione? Fammi capire. Cioè, lui si deve mettere vicino a te per sentirsi l'autostima proprio che va giù per tutta la sua vita. Perché lo dovrebbe fare? Non ha senso fare questa cosa. Quindi, praticamente, signore care, la cosa sta in mano a noi, non c'è niente da fare, sta solo in mano a noi. Va bene? Quindi quando sentite dire dov'è l'uomo di una volta, l'uomo di una volta ci sta, però a seconda di come ti comporti tu, lui fa l'uomo di una volta o l'uomo di adesso, semplicemente questo. Perché se tu fai la donna di adesso, che comunque acconsente a qualsiasi cosa, anche se magari ti fa vomitare in fondo perché desideri altre cose, però non lo puoi far vedere perché sennò sei antiquata, eccetera, eccetera, sempre solite cose. Quindi se tu pure fai la cosiddetta donna di una volta, devi vedere che quello si adegua. Va bene, va bene, va bene.